La nostra è una battaglia giusta al fianco dell'azienda TLF, un'azienda importante che sta crescendo rispetto a una produzione ecologica nell'indotto con il territorio, con tanta crescita e prospettiva. La mia visita in azienda è stata a dimostrare quanto il mio ruolo di capogruppo Italia Viva si avvicina a questa grande realtà produttiva. La nostra interrogazione è in Consiglio regionale per difendere le istanze dell'impresa. È evidente che la risposta non ci ha trovato soddisfatti. Noi riteniamo opportuno che questa vicenda trovi una soluzione che non debba essere quella giudiziale, che altrimenti rischia di definire un contenzioso tra un'impresa e la Regione Toscana, ma che ci sia una questione di risoluzione positiva, perché è corretto fare una strada, è corretto fare un'infrastruttura, è corretto crescere negli investimenti di una regione, così come quello che deve avvenire in Casentino, ma nello stesso tempo è opportuno tutelare l'impresa. Ci sono degli spazi di mediazione, si può fare, il nostro gruppo lavorerà come luogo di mediazione fra le questioni di carattere tecnico, le questioni di carattere politico, e chiediamo ovviamente all'assessore Baccelli, al presidente Gianni, un impegno in prima persona per cercare di risolvere questa questione che altrimenti, se non risolta, metterebbe a rischio molti posti di lavoro.